La signora Corsi è già due volte che è passata per l'iniezione. Te la sei scordata? È vero, è che c'era un sacco di gente, Gioia. Sì, al cinema. Ma Samatta, ma quante volte l'hai visto? Dai, vai, vai. Ah, buonasera, signor Scusa. Cavaliere. Buonasera, Giovanni. C'è un'assicurata per lei, venga, cagliato. Buonasera. Buonasera, grazie. Questo cinematografo, questa. La situazione in Ungheria permane grave. Le forze armate russe che stavano trattando lo sgombero del territorio ungherese sono passate all'attacco nelle prime ore di stamani, investendo con il fuoco delle armi il paese e la stessa capitale. Alle 5.15 di oggi, 4 novembre 1956, dai microfoni di Radio Budapest una voce lanciava un appello. Non posso mai la buona notizia. Giovate, devo parlare. E di che? Mi sa che è una cosa seria, come sbaglio? È seria. Oggi per strada ho incontrato la signora Piano, Corfio. Non sai che tenerezza mi ha fatto, quel ragazzino. Lo sai che mi ha detto che il figlio è così? Perché lei se n'è accorta quando era troppo vecchia ad essere rimasta incinta. Ma ha detto lei. E che c'entra? E come che c'entra, Giovanni? Io ho 30 anni. Fra poco diventa tardi pure per me. E poi non ho capito, al principio li volevi pure te, i ragazzini. Volevi un figlio con me. Perché adesso no? Ancora questa storia, Luci. Ma te ne rendi conto da te? Per farlo crescere qua dentro. Ma seguendo sto ragionamento, allora un portiere in fio non ce l'avrà mai. E poi io sono vecchio, Luci. Sì, vecchio. Vecchio. A te poi conti. Quanto dovrei lavorare? Per mantenere il ragazzino se nascesse adesso, eh? Ci dovevamo pensare prima. Beh, io so 10 anni che ci penso. Vabbè, aspettavamo che migliorasse qualcosa, ma qua non migliorava niente. Dai, se siamo io cosa amici. Sì, che vai già a fare. Ma perché tu poi. Sei contenta lo stesso di me, eh? Fai quello che te pare. Volevi venire a Roma, ci sei. Tutti i giorni al cinematografo, io non sono manco geloso di sti belloni che c'ha per la testa. Ma che devi essere? Che te manca? Via qua, capocio! No, maglia, no, guarda che sono mai io di sti belloni qua. Lasciami! Altro che cinema.